Baruchello è un artista complesso che ha lavorato sia sperimentando con mezzi più tradizionali come la pittura, gli oggetti, il cinema, ma anche poi ha sconfinato fondendo arte e vita, quindi una delle attività più significative è l'Agricola Cornelia, una vera e propria fattoria con allevamento di pecore, coltivazione di patate, portata avanti per 8 anni come pratica artistica. Quindi si può dire che Baruchello rappresenta probabilmente meglio di chiunque altro un approccio alla pratica artistica che Crispotti aveva definito extramediale, ovvero l'utilizzo dei vari mezzi non è soltanto strumentale al lavoro dell'artista, ma diventa anche circostanziale, diventa anche il mezzo attraverso cui la ricerca si dirama. Baruchello ha una vicenda complessa, internazionale, che si è intrecciata a figure e movimenti riconosciuti come fondamentali nella cultura del Novecento. Quindi va dalla collaborazione di tanti anni con Marcel Duchamp alle conversazioni, collaborazioni con filosofi, di cui il più importante e prolungato nel tempo è quello con François Lyotard. La collaborazione con gli scrittori, quindi la partecipazione al gruppo 63, il rapporto con Italo Calvino. Allo stesso tempo, Baruchello è un artista che si è sottratto alle operazioni di marketing, ai gruppi preconfezionati. E quindi bene rappresenta quell'interesse di Crispolti di questa collana di Archivio Parlante di una controstoria dell'arte che è centrifuga e che non è quella ufficiale, quella già digerita. Si tratta di un lavoro comunque complesso e deliberatamente difficile, quindi come i quadri di Baruchello che hanno queste immagini piccole e dunque chiedono a chi guarda di fare uno sforzo, di avvicinarsi, di dedicare del tempo a queste immagini. Tutto il lavoro di Baruchello, appunto, è di richiede uno sforzo, e dunque questo tipo di libro diventa particolarmente utile, nel senso che presenta il materiale in modo diretto, è comunque una chiacchierata con un linguaggio accessibile e le battute, un tono comunque intimo. Allo stesso tempo è una fonte inedita importante, quindi per gli studiosi che vogliono approfondire sia il lavoro di Baruchello sia il lavoro di Crispolti diventa comunque uno strumento importante.